Mondi del traffico di droga internazionale. Lo dimostra l'operazione Joke, messa a segno dal commissariato di polizia Mirafiori, guidato dal vicequestore aggiunto Michele Capobianco. Alla base dell'operazione, durata quasi 2 anni, l'arresto di un pezzo grosso dello spaccio a Torino, il marocchino Khalid Joke, capobranco di un gruppo di piccoli spacciatori italiani al dettaglio, sempre al lavoro, giorno e notte tra i quartieri San Paolo, Mirafiori e dintorni. Grazie ad intercettazioni telefoniche, microspie e pedinamenti, gli agenti hanno scoperto il fornitore della droga, il grossista della cocaina, un nigeriano di 35 anni con base e appartamento a Torino, che importava direttamente lo stupefacente da Madrid, altra centrale dello spaccio internazionale. Ma non solo dalla Spagna, anche dal Sud America, dal Perù e dall'Ecuador. Il secondo filone dell'indagine, infatti, porta nell'abitazione di Corso Unione Sovietica, a Torino, di Roxana Luz Anticona Bailon, una donna peruviana che gestiva un giro di connazionali, uomini e donne, tutti badanti, che, alcuni inconsapevolmente, altri no, facevano da corrieri trasportando la cocaina direttamente dal Perù dentro alla valigia, foderata e protetta in modo da non essere scoperta né dai cani antidroga né dai raggi X. Il bilancio dell'operazione, condotta in collaborazione con l'Interpol, è di 16 arresti e 3 kg di cocaina sequestrati. La cosa che a noi investigatori del commissariato ci ha più sorpreso e che ci ha stupiti era che i 5-6 cittadini peruviani erano tutti badanti che si occupavano di persone anziane e disabili, incensurati, con permesso di soggiorno e che svolgevano benissimo la loro attività, tant'è che erano molto richiesti anche dalle persone per la loro assistenza, e persone che avevano poi un tenore di vita del tutto semplice e normale.